Siamo qua insieme a Don Luigi Ciotti, che ha avuto il compito di inaugurare la quinta edizione di Passaggi Festival con questo libro, L'eresia della verità, che è stato pubblicato da poco per il gruppo Abele. È una raccolta, un'antologia di articoli, interventi e prefazioni che lei ha scritto negli ultimi 2 anni. Lei da sempre è molto sensibile al tema della scuola e al tema dell'educazione. Ha incontrato i ragazzi anche prima. Lei crede che la scuola possa fare qualcosa di più rispetto a questo tema della violenza del linguaggio, della responsabilità della parola? Cioè insegnare che la parola è portatrice di mistificazione e anche di un germe di violenza. In questo la scuola che cosa dovrebbe fare? Sì, molto importante. E mi fa anche piacere che tu mi ponga questa sottolineatura e questa riflessione. L'educazione chiama in gioco innanzitutto la famiglia, una comunità aperta al futuro chiama in gioco proprio la famiglia, ma chiama in gioco anche la scuola, che sono i due veicoli principali, ma non sono gli unici del processo educativo. Io mi auguro che si possa costruire sempre più delle città educative. La città è un organismo vivente e dentro questo organismo vivente la città ha bisogno del contributo di tutti, famiglia in primo luogo, scuola, ma tutte le realtà devono mettersi in gioco per portare un loro contributo a prendere coscienza delle proprie responsabilità, dei propri impegni, dell'attenzione, dell'accoglienza, del riconoscimento verso gli altri. Io ho trovato mondi di scuola dove gli professori, gli insegnanti, i maestri non lo fanno solo per professione, ma sono innamorati dei ragazzi, lo fanno per vocazione anche. Questo mi pare importante sottolineare, perché c'è una meraviglia di persone che ce la mettono tutta proprio perché vogliono un sacco di bene ai ragazzi, che vogliono accompagnarli in un percorso, non portarli ma accompagnarli, sì. Ecco, questo mi sembra molto importante dover sottolineare. La scuola, però attenzione, nel nostro paese perde tanta gente per strada. Un giovane su 3 si perde nei primi 5 anni delle scuole superiori. Nonostante dei grandi miglioramenti che ci sono stati negli ultimi anni, noi siamo ancora al 17%, ultimo in Europa per la dispersione scolastica. La cultura. Aveva ragione Tullio De Mauro, grande studioso della lingua italiana, caro amico. Tutte le volte che ci incontravamo mi diceva: Luigi, non dimenticarti che in Italia oggi oltre 6 milioni di analfabeti hanno un analfabetismo di ritorno. Ecco, allora che dobbiamo riflettere sulla scuola, sulle varie agenzie educative, sulla comunicazione, sulla cultura. E dobbiamo chiederci anche di quanti noi stiamo perdendo per strada. Un altro elemento che diventa molto importante è l'investimento sull'infanzia, perché si unisce le dimensioni. La media europea dell'investimento sull'infanzia è dell'8,5-9%, l'Italia è 4,5%. Questa è una società che si preoccupa dei ragazzi, ma poi alla fine, non generalizzando, non dimenticando le cose positive che ci sono, ma siamo molto molto indietro. Un'altra domanda sulla scuola: rispetto alla legalità, secondo lei, cioè inserire nei programmi scolastici lo studio della storia delle mafie, cosa la scuola potrebbe fare anche rispetto a questo tema che le è caro da moltissimo tempo? Sì, mi è così caro che dico che attenzione, non facciamo un idolo della legalità. La legalità è importante, è un mezzo, è uno strumento per raggiungere l'obiettivo che si chiama giustizia. L'obiettivo resta la giustizia, cominciando dalla giustizia sociale. La legalità è lo strumento, è il mezzo, non può essere il fine. C'è molta confusione in questo senso. Non facciamone un idolo, nel senso che in questi anni che tanto abbiamo parlato di legalità, è cresciuta l'illegalità nel nostro paese, perché molti hanno scelto la legalità maleabile e sostenibile. Allora, perché non diventi un idolo, una bandiera che tutti quanti sventolano? È necessario che la legalità anche nel mondo della scuola non resti solo una parola educativa, ma diventi una parola di vita. Perché se no la legalità diventa una parola astratta. Perché non sia solo una parola astratta, noi dobbiamo parlare di legalità e di civiltà.
che vuol dire politiche per la famiglia, per i giovani, vuol dire interventi sulla scuola, sulla cultura, sull'università, vuol dire i servizi sociali, vuol dire il lavoro. L'Italia ha 2.300.000 giovani che hanno studiato ma non hanno ancora trovato un'occupazione. E allora bisogna che diventino parole di vita, non solo parole educative, non solo progetti. Credo che questo è il momento in cui la scuola deve fermarsi e deve rileggere le coordinate del sapere sociale, di questi temi. Ben venga che si studiano, però prima della legalità ci sta la responsabilità, un educare, un educarci è la responsabilità. La legalità è la saldatura tra la responsabilità, l'io, che ci chiama in gioco singolarmente, e la legalità la si salda con la giustizia che è noi. È lo strumento che lega tutto questo. In questo senso io vedo che troppe volte questo idolo, e qualcuno si nasconde dietro questa parola che la usa un po' come un lasciapassare. Facciamo in modo che nessuno ci rubi questa parola, se la svuoti della sua sostanza, della sua verità.